Un saluto a tutti gli utenti di Console Tribe, siamo a un nuovo video Let's Play di The Banner Saga, capitolo 5, il logorante peso del sole. Ci eravamo lasciati con il Bellower, il distruttore più potente che ha attaccato i Varl e anche gli umani, e adesso andiamo da Juno, la riparatrice, collega e amante, anzi, anche di Ewind, che si credeva essere morta, credevamo essere morta. Un serpente monumentale ci sta parlando, quindi c'è sto bel serpentone. Guardate che bello. Veramente, veramente figo questa scena è bellissima. Ma The Banner Saga regala veramente gran bei momenti. Vediamo che succede adesso con questo serpentone. Frustrante. Fai fatica a capire serpente, parli un linguaggio che ricorda memorie molto antiche e che hai imparato molto tempo fa. Se non hai intenzione di morire, suppongo che invece dovremmo parlare. Qua tutto è serpente che parla. E ci chiede anche al nostro Juno, chi sei? Mi chiamo Juno. Sei un Juno, non significa niente per me, ma forse ho fatto la domanda sbagliata. Qual è il tuo scopo? Sono un riparatore. Sì, lei è un riparatore. Il quadro si sta formando. Non mi conosci, Valka? Chi è Mosta Valka? Anche se la tua memoria è ancora sfocata, sei certo di non sapere nulla di un enorme serpente. Cosa dicono le tue profezie? Gli dei ti hanno dato profezie, fato, destino. Nessun bambino viene ucciso con una spada magica. Non ci sono stelle del cielo che prevedano questo. Sì, non sappiamo. Giuno non sa perché è qui. Gli dei sono morti. Sì, dai, gli dei sono morti. Morti, com'è che? Sei un dio? No, gli dei sono morti comunque, per questo gli umani Var si trovano in questa situazione. Ascoltami perché ti riferirò una profezia. Io sono la fine. Voglio divorare questo mondo e questo razzo. Questo è il mio scopo. Beh, promettente il serpente, eh? Ma non può, non può. Invece ora arriva un muro di tenebre a consumare il vostro mondo pietoso. Un muro di tenebre, cioè i distruttori. Distruttori, uomini di pietra che marciano attraverso un lungo ponte. No, è l'oscurità. Beh, una bella metafora qui. L'uovo bianco è diventato nero. Che cacchio se di. Intendo divorare la razza stessa. Non assistere oziosamente che il tramonto soffochi questa pietra. Sono incompiuto, un verme che striscia in un campo di letame. Chi sei tu da prendere il mio destino? Cosa sei? Ancora? Sì, ce l'ho un po' con Giuno. Ridammi pure ciò che è mio, ha detto. Non è molto sereno il nostro serpentone qui. Ancora? Ancora attacca Juno, ma lei si difende con le unghie e con i denti. E adesso va a contattare Ewind, l'altro riparatore. Sei viva, vedete, anche lui sorpreso. Sono in una sorta di mondo astrale, addormentato, presumo, inconscio. Sono a Ridgehorn, credo, un serpente stava cercando di uccidermi e ora sto parlando con te. Il tempo si muove in modo strano. Ho perso porzioni di ricordi, ma ti ho trovato per un breve periodo. Il serpente ha detto qualcosa a proposito di un pong, di un ponte. Così ho fatto un'ipotesi. E questo, infatti, è il serpente che è uscito quando stavamo affrontando Bellower. Ha cercato di trasformarmi in cenere dopo che abbiamo parlato. Scommetto che si farà vivo di nuovo. Cosa facciamo? Visto che comunque può schiacciare le città se lo volesse. Una profezia divina di cui non ho mai sentito parlare. Ci sono ancora profezie, giustamente non ci sono più dei. Parlava di un serpente che avrebbe dovuto inghiottire il mondo. Invece qualche sorta di oscurità o di nulla sta infiltrando tutto. Questo spiegherebbe perché i distruttori si stanno riversando su di noi, come se qualcuno avesse dato un calcio ad un formicaio. Praticamente i distruttori vengono spinti, no? Da qualcosa, da questa minaccia. Quindi sembra esserci qualcosa di più grosso oltre i distruttori. Bellower stava parlando di Bellower, che è il distruttore immortale.
Ascoltami attentamente, tornerò a Strand e troverò un passaggio lungo il fiume rosso. Tu devi lasciare Ernathroft e incontrarmi a Sigrholm. Bellover ci sta per sopraffare, i Varl non vogliono ascoltare. Trova un modo, fai tutto il possibile. Beh, Eowyn aveva già proposto di distruggere il ponte, mi sa che adesso dobbiamo fare questo. Ti amo, e vabbè. E come vi dicevo, Juno e Eowyn sono amanti. Piccolo caricamento, adesso mi sa che Rook e Eowyn devono un pochino parlare per capire cosa fare adesso, se distruggere il ponte o meno. C'è Rook con Alette. Ah, Alette sta tenendo d'occhio Iver, scusatemi, Eowyn che è svenuto e per questo stava parlando con Juno in questa sorta di mondo astrale. Si è rimasto svenuto un paio di giorni, azzo, addirittura. Juno è viva, deve incontrarla a Sigrholm. Chi è Juno? Giustamente Rook non sa chi è Juno. La mia guida nel concilio dei riparatori mi ha contattato. Vabbè, però dillo che anche la tua amante ti ha contattato come? Cosa è successo da quando sono svenuto? I Varl tengono a bada i distruttori a malapena. Bellover è scomparso. Ah, Bellover si è quagliato per il serpente. Praticamente i Varl stanno ancora combattendo con i distruttori sul ponte. Portami a Sigrun, chiede Eowyn a Rook. Potrei distruggere quel ponte dimenticato dagli dei. Ritarderà la minaccia immediata, ma Jorund non sarà mai d'accordo. Beh, questo mi sembrava ovvio. Ho bisogno di capire un paio di cose. Perché il re dei Varl non vuole distruggere il ponte? Sì, andiamo in ordine. Neanche Eowyn lo riesce a capire. Vabbè, il re dei Varl è molto convinto. Lascerà che la città e il resto del mondo cadano prima di quel dannato ponte. Come fai a far crollare il ponte? Ci vorrebbe tempo e concentrazione. Beh, lui diciamo che è una sorta di mago, quindi potrebbe farlo. Però ha bisogno del nostro aiuto. I Varl cercherebbero di fermarmi. Potrebbe significare occuparsi contemporaneamente i distruttori e Varl. E con Bellower che si fa? Juno può fermarlo, forse. Per questo dobbiamo andare da lei a Sigrholm. Non è la mia prima scelta, ho fatto tutto il possibile per conto mio. Cosa sta succedendo? Il serpente Bellower? Quanto conoscete bene la storia? Veniamo da una piccola cittadina nel bosco, quindi non sappiamo niente. Uomini e Varl sono stati creati dalla madre testitrice e gli altri dei. Durante la prima grande guerra, umani e Varl si odiavano, hanno combattuto aspramente per la terra e il dominio. Allora uno degli dei ha creato i distruttori per portare praticamente Varl e umani a collaborare nonostante le loro differenze di razze. Finirono la guerra, ricacciarono i distruttori al nord e formarono un'alleanza che resiste da allora. Questa è una cosa che già vi avevo detto. La seconda grande guerra iniziò generazioni dopo. I distruttori adunarono le loro forze, sconfissero i Varl di guardia e confini e devastarono insediamenti ovunque. Erano guidati dal Sundr, potenti signori della guerra e tessitori di incantesimi, come Bellower. Lui era lì nella seconda guerra. L'umanità era sull'orlo dell'estinzione quando il circolo interno dei riparatori si fece avanti. E finalmente Sundr e i distruttori vennero ricacciati nelle loro profondità. La maggior parte dei distruttori non hanno provato a tornare, almeno finora. Quindi i riparatori erano chiamati Valka. Juno non c'era ancora, ma proviene dalla loro linea di sangue. Quindi, diciamo, un po' un riparatore veramente potente, Juno. E praticamente sì, è iniziata una terza guerra tra umani Varl e tra la coppia di umani e Varl e i distruttori. Sembra probabile, sì, vabbè, adesso ho bisogno di tempo per pensarci. Fai in fretta, Rook. Non posso credere che Varl siano così testardi. Dobbiamo andare a parlare col re dei Varl, e cercare di convincerlo
a distruggere questo ponte in modo tale da salvarci la pelle o comunque guadagnare tempo, visto che comunque prima o poi gli istruttori attaccheranno questo luogo. Allora, vedete, abbiamo la Great Hall dove andare a parlare con Jorundr. Abbiamo la possibilità di andarcene addirittura, o abbiamo già l'opzione Destroy Bridge. Per andarcene dobbiamo andare sul Leap. Così ce ne andiamo, però abbandoniamo tutti, cosa che vorrei evitare di fare. Farai come dico io. Stiamo morendo a decine ogni giorno. Questo è Fasolt. Akon è già andato perché andrò, aveva un'altra missione. Non fa riattraversare il ponte. Jorundr ci tiene tantissimo a questo ponte. Grazie per l'udienza. Ragazzi, qui si parla molto adesso. Come sta Ingvar? Sopravvivrà, che è l'altro Varl, amico di Rook, che ha affrontato il Belower e ha perso un braccio. No, non sappiamo perché Ingvar ha affrontato il Belower, quindi cerchiamo di scoprirlo. Ingvar affrontò un Sandr in gioventù durante le grandi guerre. Vinse quelle battaglie. Nessun altro se non i riparatori l'ha mai fatto. Ha dimostrato di essere il Varl più forte, o comunque il guerriero più forte, e ha pensato di riuscirci di nuovo. Quindi per questo Iver è, o Ingvr è una leggenda, diciamo, tra i Varl. Infatti ogni volta che qualcuno lo vede subito lo guarda con grande rispetto e ammirazione perché appunto è uno dei Varl più potenti che ci siano. Perché sei qui, Rook? Sii conciso, ti offro aiuto per fare a pezzi il ponte. Umano, se qualcun altro menzionerà quel ponte. Vabbè ragazzi, noi andiamo a distruggere a prescindere. Chi se ne frega dei Varl? A costo di morire, di lasciarci le penne, a venire arrestati, non lo so. E infatti adesso vedete. L'ho fatto un po' incacchiare. Oltre 400 anni. Beh, te li porti bene. Rook è un bambino. Ascolta, Mano, questa storia non ti riguarda. Se salti giù dal ponte oggi, il mondo non cambierà. Ma se salta giù il ponte, magari sì. Vedi? O aiuti Fasolt a riprendere la mia città, o te ne vai. Non mi interessa cosa scegli. Le guardie ti accompagnano rapidamente fuori. E adesso ragazzi io vado a distruggere il ponte, assolutamente. Non me ne frega un cavolo dei re testardi e idioti. Andiamo. Vedete, possiamo anche combattere sul ponte adesso, si è sbloccata una quarta opzione. Quindi qui possiamo fare diverse cose. Io andrò a distruggere il ponte perché è quello che io reputo giusto. Magari qualcun altro se ne sarebbe già andato o perché no. Si sarebbe messo a combattere sul ponte. Praticamente dobbiamo portare Eowyn sul ponte e fargli guadagnare quanto più tempo possibile. Siamo pronti, prepariamoci adesso a un bel combattimento. Che vi ricordo, ragazzi, i combattimenti li metto sempre a velocità 2x, in modo tale da seguirli più velocemente e far scorrere meglio il let's play, che altrimenti potrebbe durare molto molto di più. Alla fine, ragazzi, l'importante è comunque vederlo il combattimento, e si vede assolutamente bene. Anche a velocità 2x. Poi c'è comunque il mio commento sotto, quindi vi aiuterò sempre a comprenderlo al meglio. Ma comunque, io finora, ragazzi, credo di star. Non è un gioco semplice da mostrare il Let's Play di Banner Saga, perché è un gioco che va commentato parlando al posto dei protagonisti, perché non ci sono dialoghi. Cioè, non è che c'è una cutscene, io mi levo e parla la cutscene al posto mio. Quindi non è semplice da mostrare The Banner Saga, però sto cercando di fare il mio meglio. Ecco qui la mia squadra. Mi sono portato due tipi con lo scudo in modo tale da cercare di proteggersi a vicenda. E mi sono portato gli arcieri che possono essere assolutamente fondamentali in questa battaglia. Soprattutto Alette. Alette adesso è arrivato il punto di svolta per lei, perché come vi dicevo ragazzi può essere uno dei personaggi più forti secondo me del gioco. Non sembra, sembra piccolo e gracile, però ragazzi fidatevi, è una forza della natura.
Sì, ho attaccato con Ewind, ho usato l'arco di fulmini e adesso cominciamo a colpire un po' gli altri distruttori alle armature. Dobbiamo colpirli lì per fargli quanti più danni possibili con un singolo attacco poi. Anche qui vedete, attacchiamo con lì l'attacco me l'ha deviato. Il nemico ha attaccato il mio tizio con lo scudo, però l'attacco è stato deviato perché c'ha più punti armatura rispetto al punti forza dell'avversario. Qui, oddio, qua forse potevo attaccare meglio l'altro nemico, però vabbè. C'è Alet subito che mi dà gioie e soddisfazioni. E il ragazzino con lo scudo già è andato. Cavolo, lui ragazzi non riesco proprio a sfruttarlo bene. Poi con Ewind usiamo la riparazione dell'armatura sull'altro tipo con lo scudo, di cui adesso mi sfugge il nome, è uno dei gemelli. Con l'altro arciere mi preparo una trappola, così se un nemico si mette lì lo blocco per qualche... Forse per un turno, se ricordo bene. Con Brook poi attacco l'armatura di questo mostro, questo distruttore che è veramente enorme. E bisogna fargli quanto più danno possibile e distruggerlo quanto prima, altrimenti mi uccide anche Rook. Facciamo così, arco di fulmini. No, se metto l'arco di fulmini rischio di colpire anche Rook perché è un attacco che si... Che praticamente attacca anche quelli vicini, quindi meglio così. Vedete, loro stanno cercando di attaccare Rook, però lui comunque c'ha un sacco di armatura rispetto a loro. Con questi gli attacchi non vanno a segno. E vedete, lui sta resistendo a tutti gli attacchi. Adesso vi faccio una bella cosa. Mi allontano. Così Rook ha un po' più di protezione. Gli metto Alette davanti. Guardate qui, ragazzi, Alette. 8 punti danno ha fatto, perché lei... Più avanti va la battaglia e più diventa forte praticamente. Se non mi sbaglio questa è una sua abilità passiva. E qua ragazzi, vedete che bello che faccio con l'arco di fulmini. Come dicevo, l'arco di fulmini attacca in successione nemici vicini. Praticamente con un solo attacco ne ho colpiti 4. Veramente è stato un bel colpo. Devo eliminare quanto prima il distruttore gigante, altrimenti poi si... Chiama i suoi. Chiama un altro distruttore ad aiutarlo e non è il caso. Ecco qua, distrutto immediatamente. Vai Alette, dammi gioie. Poi ho qui Ewind, facciamo così, un altro rammendo, ripariamo. Oddio, no, volendo potrei anche attaccare. Ecco qua. Eh sì, Ewind ragazzi sfrutta molto i punti volontà. Una delle cose che va sviluppata meglio in lui. E alla fine ragazzi, come potete ben capire, in questo combattimento sto puntando tantissimo sugli attacchi a distanza. Ho messo due scudieri per subire come tank. Loro devono subire quanti più colpi possibili, possibile. Però coloro che devono fare più danni sono gli arcieri. Loro ragazzi dalla distanza possono fare un gran male. Poi vedete Rook comunque si sta difendendo molto bene. Alette ormai è diventata una forza della natura. Me ne ha ucciso un altro. Adoro questo personaggio. Ve l'avevo detto che mi avrebbe dato molte soddisfazioni. E uno dei miei personaggi preferiti, Alette, senza ombra di dubbio. Odelef, sì, questo arciere con i capelli bianchi non potrebbe fare meglio, purtroppo. Un po' sono io che non l'ho sviluppata benissimo perché mi sono concentrato maggiormente su Rook e Alette. Ok, un altro è andato. Pillage, ultima fase del combattimento. Ragazzi, io faccio fare tutto da Alette ormai. È lei il boss. Vittoria, la tua fama cresce. In una pausa del combattimento, Ewind comincia a tempestare di fulmini il ponte. Gli istruttori vengono confusi, sparpagliandosi lontano dalla zona, ma i Varl se ne accorgono. E adesso, ragazzi, ci dobbiamo difendere anche dai Varl. Quindi prepariamoci un altro combattimento. Questa volta con i Varl che vogliono difendere il ponte, mentre noi lo vogliamo distruggere.
State vicini, dice Rook agli altri, impugnando la sua ascia. Alette trema, però Alette, ragazzi, è ormai una combattente nata. Dobbiamo riprepararci di nuovo, i miei cari soldati, i miei cari uomini. Mi metto un altro tizio con lo scudo e mi porto magari Trighi, anche se gli altri personaggi, ragazzi, non li ho, cioè, non li ho sviluppati granché. Alla fine, ragazzi, basta concentrarsi su pochi affidabili, ecco. Potenziamo un pochino le abilità di Alette. Potrebbe arrivare anche a livello 5, sarà uno dei prossimi upgrade che farò non appena avrò abbastanza fama. Prepariamoci all'ultimo scontro di questo Let's Play contro i Varl. E ragazzi, qui è un gran casino. Qui è veramente un gran casino perché i Varl sono grossi, sono tutti grossi. E qui, ragazzi, devo sfruttare quanto meglio possibile gli spazi, perché praticamente vi ricordo, i Varl occupano 4 caselle, gli umani una. Quindi devo cercare di farli incastrare tra loro e loro in modo tale da farmi attaccare da solo uno alla volta. Vedete, ragazzi, vanno subito all'attacco, cioè comunque dan fastidio. E anche in questo caso, ovviamente, cercherò di sfruttare gli arcieri con gli scudieri a difenderli quanto più possibile. Vediamo un po' cosa riesco a fare. Io gli scudieri me li sono messi vicini perché loro così si proteggono a vicenda e aumentano l'armatura. Però contro i Varl è comunque tosta, perché, ragazzi, generalmente hanno più punti forza e hanno più punti armatura rispetto ai miei personaggi, che sono appunto tutti umani adesso. Sfruttiamo le abilità di questi personaggi, che, ragazzi, sono abbastanza utili. E poi comunque, ecco, sono quelli che mi moriranno subito, quindi adesso mi metto Trigvi qui a Trigvi, come cavolo si pronuncia il suo nome? A difendere gli arcieri. Ahia, mamma mia, ragazzi, mi stanno bastonando a destra e a manca. Facciamo così. Aia. Devo indebolire quanto più possibile i Varl. Così quando si avvicinano agli arcieri non riescono a fargli danno. Ecco, tipo qua uso la trappola. Così magari li immobilizzo se arrivano lì, se si avvicinano. Qui sfruttiamo questa abilità per... Ecco, mi hanno ucciso anche un altro scudiero. Ragazzi, sono cavoli amari. Mi sa che stavolta non ci riesco, eh. Vediamo un po'. Finora non sono mai morto. Vabbè, diciamo che nel gioco non c'è un vero e proprio game over. Quando si perdono le battaglie, tendenzialmente non si perdono neanche i personaggi. Semplicemente si... I personaggi vengono feriti, e devo aspettare qualche giorno per recuperarli. L'unica cosa che può far morire i personaggi sono... è la storia, scusatemi, è la storia. Un personaggio muore solo se la storia lo prevede, o se faccio una scelta sbagliata che porta alla morte di un personaggio. Aia, mamma Rook se la sta vedendo male. Facciamo così, sfruttiamo l'abilità di Alette, questa qui, ragazzi, ecco. Odlef, vabbè, qui a chi coglio coglio praticamente, mamma mia, mi hanno circondato. Però vedete, sto cercando di sfruttare un po' gli spazi perché gli altri Varl non possono avanzare, non possono attaccare i miei eroi, i miei arcieri, perché si stanno incastrando tra loro. Vabbè, solo adesso sono riuscito a fare un minimo attacco, però solo uno può attaccarmi da lì. Mi sono andato a chiudere in un angolo proprio per questo motivo. Aia, Rook, resisti, resisti, resisti. Non è che so. Sfruttiamo. Ecco, mi metto qui. Marchio della preda. Ecco, un altro è andato. Aia, mi è andato. Morto anche Rook. Mannaggia. Dai, Alette. Dai, Alette, che ce la facciamo. Mamma mia, due Varl contro due arcieri. Il problema è che i Varl hanno un sacco di energia al momento. Usiamo la tempesta di frecce, così il Varl viene colpito, rimane inchiodato lì. Ce la posso fare, ragazzi, se sfrutto bene Alette. È Alette la chiave di volta, ragazzi. Io l'ho detto da quanto tempo. È lei la chiave di volta. Infatti Odlef la metto davanti alla Alette per difenderla.
Guardate, piano piano ragazzi, adesso come li colpisce duramente. I punti volontà adesso però me li risparmio quanto più possibile. No, cavolo, ho sbagliato. Da lì non posso attaccare con Aletto, mannaggia. Ho sbagliato lì. Ho fatto un grande errore, l'ho fatta indietreggiare troppo. Vabbè, proviamoci lo stesso. Sfruttiamo quanti più punti volontà possibile. Ecco, vedete lui? Ha cercato di attaccare Odlef, però lei c'ha più punti armatura. 8 contro i suoi 6 punti forza e quindi non è riuscito a farmi danno. E anche lui, grande idiota. Alette ne uccide uno, dai, adesso ne uccido anche l'altro. Dai, ragazzi. Dai, è finita, ragazzi. Me la sono vista brutta, ma gli arcieri, ve l'ho detto, dimostrano la loro forza. Un po' di gente ferita. Ragazzi, e adesso si va alla distruzione del ponte. Con The Banner Saga, vi ricordo, ci vediamo venerdì. Continueremo, se ormai è verso la fine, dovremmo iniziare il capitolo sesto, venerdì prossimo. I capitoli sono in totale 7, se ricordo bene, The Banner Saga, quindi ci siamo quasi e poi ricominceremo il secondo episodio. Lasciate un bel like, commentate, iscrivetevi al nostro canale YouTube e veniteci a trovare anche sul sito. I Varl, ragazzi, sono proprio incacchiati. E infatti adesso ci hanno preso e ci hanno portato al re dei Varl, Jorund. C'era solo una cosa che ti avevo domandato. Puntando un'ascia nella tua direzione. Hai spezzato questa alleanza, umano. Umani e Varl non saranno più amici. Che paura. Questa è la ricompensa per aver permesso agli uomini di entrare a Ernafroth. Come cavolo si chiama? Cioè, via via dal fondo della sala, i Varl si dividono quando una figura in ombra entra nella stanza. Ed è lui, Iver. Questa lotta non avrebbe potuto essere vinta. Hanno fatto quello che non eri disposto a fare. Grande. E adesso partiremo. Avresti preferito vedere morire tutta la nostra razza? Vabbè, adesso si parte e si va verso, verso Giuno. Adesso già mi sono dimenticato come si chiama la città dove dobbiamo andare. E vabbè. Così si chiude questo Let's Play di The Banner Saga. Ciao ciao!